Ciao ragazzi, io sono Abbo e oggi siamo tornati su Assassin's Creed Bloodlines. E dobbiamo tornare al rifugio. Sta tutto a posto? Scusi signora. Allora, nello scorso video abbiamo interrogato Giona, salvato Maria e Marco. In questo qua dobbiamo andare a incontrare, cioè dobbiamo tornare dalla resistenza e vedere che missioni ci danno. Tanto sostanzialmente succederà questo. Spero che non sia arrivato il momento di quella missione, perché c'è una missione che mi sta antipatica un bel po'. Ecco, comunque ci avevo cercato nell'episodio scorso, qua c'è sempre un arciere. Le guardie che odio di più in assoluto. Certo che però sto gioco, per essere il 2009, poteva mettere una grafica migliore. Toglie certi bug. Vi ricordate nell'episodio scorso? La fine. Ah, ecco, speravo di non di fare come i miei altri episodi. Ho sentito che qualcuno ha trovato il corpo del povero Jonah. Che tragedia. Lo conoscevi meglio di me. Di certo era al corrente dei rischi del doppio gioco. Sì, ma purtroppo gli affari si complicano. Jonah era uno stimato cipriota e la sua morte ha scatenato una rivolta vicino alla chiesa vecchia. Ah, è quella missione che non volevo. Per placarla, il toro ti accuserà. Potresti perdere l'appoggio della resistenza. Basta un morto a scatenare la rivolta. Il toro è stato un padrone crudele. E a differenza dei templari, crede in ciò che predica. Rifiuta il nostro culto locale ed è arrivato al punto di rubare dei rotoli sacri che custodivamo, dicendo che sono i simboli blasfemi di un credo pagano. Ma John era un traditore. La resistenza ne è al corrente. Non tutti lo sono, temo. Ah, a posto, potrei avvisarli, eh? Bene, potrei avvisarli tu stesso. Alcuni uomini si stanno... Ok. Stai portando qui delle persone? Sì, mi fido. Keep calm. Ma è un rischio necessario. Ora devo fermare il dilagare delle rivolte. Io non mi fido di te, Barnaba. Quando il nostro accordo, vedrò di farti arrivare vicino a Pushar. Un patto è un patto, giusto? Allora, vediamo un po'... E sì. E allora andiamo su questa missione. Scusate l'interruzione, non so se si noterà nel video, però l'ho interrotta adesso. Questa missione qua è rognosa, quindi forse la fallirò diverse volte. Diciamo, dobbiamo ammazzare degli arcieri che vogliono bruciare. Ah no, dobbiamo ammazzare una nuova categoria di nemici. Uccidere Jonah è stata un'imprudenza. Finché non ne saprò di più su Barnaba, non agirò più per lui. Ora, meglio sedare le rivolte prima che il toro infierisca ulteriormente. Vabbè, ma si è preso tanto urlare? Io preferisco usare la spada corta, più forte. Secondo me l'arma migliore del gioco. Veloce. Pelle contromosse. Sono i seguaci di Moloch, questi. Feroci. Abbastanza danno. Veloci. Rompi scatole. Urlano. Cos'altro? Ecco quello che dicevo. Mazza gli arcieri. E io non ce la farò probabilmente subito, quindi scusatemi. Non ci gioco da parecchio tempo, poi c'ho quelli che fanno i bimbi minchia. Ah, già non...
parte. E Altair. Questi qua credono tutto quello che dice Moloch. Che poi Moloch è un animale del deserto. Non è per FIFA ma per tempo. Non vi preoccupate per loro. Archer. No, se non ce la faccio per così poco io mi incavolo. Ma tanto, tanto, tanto che gli faccio il culetto rosso. Ma veramente gli faccio il culetto rosso. Ok, ti faccio il culetto rosso. Anche la gola forse. Tu caschi sotto. Fine. Bella mira. Sì, che fine ha fatto il coltello? Ah, il coltello sono lì. A volte perché rimane adesso in cima. Ah, la freccia gli si è conficcata. Non ho letto la missione che devo fare. Vabbè. Tornare alla cosa lì. Speriamo che non è bruciata. Non mi ricordo in che stato è. Perché come vi ho già detto, l'ho già fatto il gioco. C'ho voglia di parkourare un po'. C'è tutti, sì, c'è tutti. Entriamo. In gabbia. Che sta succedendo là fuori? La città è in tumulto, ho visto disordini. Il popolo protesta per la morte di un cittadino, un uomo di nome Jonah. Hai sentito parlare? Mio padre lo conosceva. Era un bravo uomo. Com'è morto? Con onore. Ascolta. Beh, mica tanto con l'onore. La questione si è complicata. Prima di trovare Bouchard, devo eliminare il toro e mettere fine alle sue violenze. Questa qui è veramente la prima boss battle seria. Non come prima. Come la volta scorsa. Responsabile della schiavitù di migliaia di persone. In pochi lo piangeranno. Beh, questo è vero. A parte i suoi amici. Circondato da fedelissimi pronti a tutto. Kantara, non è a est? Mm-hmm. Sì, è la meglio difesa e... Lascia perdere, credimi. Dammi retta, lì c'è scritto, però vabbè. Assassina Moloch the Tower. Ma in questo video ci introdurremo nel castello e basta. È quella porticina qua chiusa. Mi si era buggato Altair. Allora. E entriamo. Non so se avanzare un po' oppure niente, oppure fare così. Cioè rimanere così. Perché siamo, cioè, quasi a 10 minuti, quindi potrei finirlo così. Dai, è finito questo video, basta. Quindi, adesso uccideremo Moloch il toro. Questa qui è Kantara, giusto? Fortezza di Kantara, bel posto. Perché sono tutti cupi, però? Cioè, non ho capito perché li fanno tutti cupi. Vabbè, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se questa serie vi piace. E niente, ciao.